anche la contemporaneità con altre conferenze. E comunque, diciamo, per presentarci, per chi non ci conoscesse, io sono Enrico Giordano, sono direttore dell'Osservatorio Astronomico di Genova, che si trova nel quartiere di Sestri Ponente, un osservatorio gestito dall'Università Popolare Sestrese, e facciamo chiaramente attività astronomica, facciamo anche attività per il pubblico. Nelle prossime settimane cominciamo un corso di astronomia, quindi chi volesse poi partecipare può prendere informazioni presso di noi. Come abitualmente in questi ultimi anni partecipiamo attivamente al Festival della Scienza, e la nostra presenza al Festival della Scienza di quest'anno è rappresentata questa immagine, questo poster che trovate anche appeso alle colonne. E sostanzialmente la nostra presenza al Festival della Scienza si articola nell'incontro di oggi, che vede la conferenza di Pietro Planezio, che è un grande divulgatore scientifico che collabora con noi. Io lo ritengo il miglior divulgatore scientifico che ci sia in città, quantomeno. Vabbè. Ho detto poco. E poi chiaramente durerà un'oretta e dopodiché potrete fare alcune domande a Pietro. E seguirà poi una rassegna di video a cura dell'architetto Bert Vermeer, che arriverà nel frattempo, che vi potrà illustrare, perché anche se può sembrare strano, noi riteniamo che, dato che il cielo è un luogo di incontro di persone, di civiltà e anche di conoscenze, la scienza non debba essere qualcosa di assolutamente arido, asettico, ma perché no, si può anche sovrapporre e sommare a aspetti di natura più artistica. Poi, nella giornata di domani, faremo delle attività alle ore 17 nel Museo di Sant'Agostino. Ci sarà una conferenza del professor Paolo Riccini dell'Università di Genova, del Dipartimento di Fisica. Poi, il giorno 29 ottobre, a Palazzo Fieschi di via Sestri, ci sarà invece una conferenza sempre scientifica di Giuseppe Veneziano e Mario Caprini, che parleranno invece, visto che l'argomento delle feste della scienza di quest'anno è l'equilibrio, dell'armonia dell'equilibrio, soprattutto nell'architettura attraverso l'astronomia. Nel senso che, specialmente nel passato, l'astronomia era uno spunto per orientare gli edifici, specialmente gli edifici sacri, e quindi Giuseppe Veneziano, che è oltre che essere stato direttore dell'osservatorio astronomico prima di me, è anche un conoscitore profondo dell'archeastronomia, cioè l'astronomia dei popoli antichi e dei secoli passati, potrà illustrare questi elementi. E infine, per chi volesse, la sera di sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 21, il nostro osservatorio sarà aperto per fare osservazione astronomica, quindi anche lì potete prendere in contatto con noi attraverso il nostro sito, i nostri numeri di telefono. Quindi, un programma abbastanza ricco, introduco la conferenza di oggi di Pietro, che ha un titolo significativo, cioè La gravità contro tutti. Perché forse adesso meno, ma in passato l'universo era pensato come qualcosa che, essendo eterno, quasi eterno, doveva essere per forza cristallizzato, immutabile. Invece sappiamo bene che è un mondo estremamente violento, dove vi sono sì dei momenti di equilibrio, ma sono momenti di equilibrio, come vedremo, fra forze in mani, e quindi quando questi equilibri si rompono avvengono delle evoluzioni anche cataclismatiche che insomma lasciano tracce di sé, e quindi Pietro potrà spiegare il tutto. Vi lascio la parola, grazie per l'attenzione. Grazie, visto che devo scrivere poco, provo a fare una conferenza seduto. Non ci sono mai riuscito in 30 anni, provo. Allora,
la forza, la gravità, l'energia gravitazionale è di gran lunga la forma di energia più diffusa, più potente, più grande, più forte dell'universo. Nonostante sia la più debole, per esempio confrontata con la forza elettromagnetica è solo miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di volte più piccola, è insignificante, però ha una caratteristica fondamentale che le altre forze, tutte le altre forze non hanno. La forza di gravità è cumulativa, cioè mentre la forza elettromagnetica è intensissima ma è individuale, cioè un protone attira un elettrone o respinge un l'altro protone e punto e basta, e non si interessa di cos'altro succeda nell'universo, la forza di gravità attira tutto, e se ci sono più particelle attirano cumulativamente, la loro azione si somma. Quindi una particella insignificante, la forza di gravità per una particella è insignificante, ma sono piccole, e se ce ne sono tante, se ce ne sono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, la forza di gravità viene a prevalere sulla forza elettromagnetica e viene a prevalere su tutto. Ora, se noi analizziamo l'universo nel suo complesso, vediamo che c'è tanta materia che è molto sparpagliata, l'universo è vuoto, è estremamente difficile realizzare psicologicamente quanto sia vuoto l'universo. Sono numeri che non significano niente, numeri di 26, 27 zeri, 28 zeri non significano niente, però fatemi interrogare, le fotografie più profonde, le fotografie che fotografano gli oggetti più lontani, fotografati dal telescopio spaziale, fotografano galassie che sono alla distanza di oltre 10 miliardi di anni luce. È un numero che significa poco, 10 miliardi di anni luce è un miliardo, 10 mila miliardi di chilometri, quindi... Però cosa dovrebbe far subito saltare agli occhi questo fatto? Se fotografo una galassia così lontana, vuol dire che non c'è niente in mezzo. Vuol dire che niente nella maschera. Sì, ci sono galassie una davanti all'altra, una massima davanti all'altra, statisticamente, con tanta roba in cielo. Però il fatto che si riescano a fare fotografie così lontane vuol dire che l'universo fondamentalmente è vuoto, non c'è niente, o quasi. Quindi la gravitazione in una struttura così grossa conta, ma conta fino a un certo punto. Perché esistono delle leggi di meccanica che sono tassative, che dicono che una quantità di materia diffusa, più o meno diffusa, si contrae, tende a contrarsi, a diventare più piccola sotto la forza di gravità. Ora, questa contrazione avviene in un certo tempo, che dipende dalla dimensione, dipende dalla densità, dipende da tante cose, ma comunque non può mai essere inferiore a quella che è scritta qua, cioè il tempo in che una forma qualsiasi nell'universo impiega per contrarsi, se non trova ostacoli, dipende dalla densità, cioè più è alta la densità, più è basso il tempo. Questo qua è abbastanza intuitivo. Ora, tutto l'universo, se facciamo la densità di tutto l'universo, il tempo risulta nell'ordine di centinaia di miliardi di anni, poi è ostacolato dall'espansione e quindi la cosa non è significativa. Ma se per esempio parliamo della galassia, una cosa come la nostra galassia, e facciamo la sua densità per le sue dimensioni, vediamo che... questa è la solito un po' di dimensioni. La galassia è la stessa. Vediamo che il tempo di contrazione, se non ci sono ostacoli, è dell'ordine dei 100 milioni di anni. Cioè la nostra galassia dovrebbe contrarsi su se stessa e diventare un punto, una pallina, una massa estremamente densa, in tempi dell'ordine di 100 milioni di anni. Ora,
la nostra galassia esiste sicuramente da almeno 12 miliardi di anni, quindi vuol dire che qualcosa impedisce questa contrazione. C'è un intoppo, cioè la gravità sulla sua strada trova diversi intoppi che le impediscono di fare quello che vorrebbe fare. Ora stasera cercheremo di analizzare quali siano questi intoppi e quanto riescano e come a ritardare l'azione della forza di gravità, che alla fine è una spinta. Ce ne vede, ma alla fine è una spinta. Abbiamo visto il primo intoppo, è l'intoppo di distanza. L'universo è grandissimo, se anche lasciassimo la gravità libera di agire come vuole, per riuscire a condensarla ci metterebbe tanto tempo che non va neanche la pena di parlarne, e quindi il discorso è chiuso. Però per gli ammassi di galassie e le galassie il tempo è dell'ordine di centinaia di milioni di anni. Se le galassie resistono da miliardi di anni, vuol dire che qualcosa impedisce alla gravità di agire. Ed è il secondo degli intoppi importanti, si chiama intoppo di spinta. Cioè, perché la galassia non collassa su se stessa? Perché gira. Cioè, le strutture che girano su se stesse si oppongono, con l'energia di rotazione, si oppongono alla contrazione gravitazionale. La nostra galassia può sopravvivere per miliardi di anni perché, girando su se stessa, bilancia la forza di gravità che tende a contrarla e quindi sta in equilibrio. È la prima condizione di equilibrio. Ora, tutte queste evoluzioni avvengono attraverso situazioni successive di equilibrio. La situazione di equilibrio ha un pregio fondamentale che ci permette di descrivere situazioni molto complesse, evoluzioni estremamente complicate, che a prima vista parrebbero andare in strade molto diverse, perché ogni situazione di equilibrio cancella il precedente e rende la situazione uniforme e ci permette di studiarla, e rende quello che succede dopo del tutto indipendente da quello che è successo prima. Vi faccio un esempio che forse potrà sembrare, cioè è sicuramente banale, ma se noi abbiamo una costruzione magnifica di pinacoli di ghiaccio, di ghiacciai, di vette, di statue, di triangoli, tutto quello che vogliamo, e la facciamo sciogliere, alla fine arriva a uno stato di equilibrio che è quello dell'acqua. L'acqua cancella la memoria di tutto quello che è successo prima, non gliene frega niente all'acqua di come fosse fatto il ghiaccio prima. La situazione è di equilibrio, quindi noi studiando bene l'acqua possiamo stabilire come si comporterà dopo l'acqua, disinteressandoci completamente di quello che è successo prima. Quindi queste situazioni di equilibrio hanno un pregio fondamentale, che sono delle specie di scalini sui quali noi possiamo appoggiarci, e anche se abbiamo un po' sbagliato quello che è successo nel gradino successivo, non importa niente, perché da lì in poi conosciamo come cambi le cose. Ora, abbiamo visto che la distanza è il primo grosso ostacolo alla forza di gravità. Però da sola non basta. Nelle strutture più piccole, per esempio di galassia, non sarebbe sufficiente. Ci vuole l'intoppo di ferro, ci vuole l'intoppo di rotazione. Le galassie ruotano su se stesse e quindi non collassano. A questo punto la galassia è mirabilmente stabile. Ci sono galassie sono tutte vecchie, decine di miliardi, almeno 10 miliardi di anni, quindi sicuramente è una situazione estremamente stabile. Si sente male? È una situazione estremamente stabile. Ci possiamo beh, allora la cosa è finita lì, il discorso è chiuso. No, il discorso non è chiuso perché, non spaventatevi dalla parola, esiste un termine che suggestivo, scoraggiante, fastidioso, interessante, che si chiama entropia. L'entropia è la cattiva qualità dell'energia. Cioè l'energia ha qualità ottima, gravitazionale, ottima l'energia di rotazione.
un po' più scalcinata, cioè con l'idropia maggiore, cioè con il calore, ancora più scalcinata la luce, ancora più scalcinata la radiazione di fondo dell'universo. Cioè l'energia, dato che l'entropia può solo crescere in un sistema isolato, l'energia può passare da stati pregiati, gas nazionale, a stati meno pregiati, calore e poi luce e poi radiazione. Perché? Perché l'energia ha la caratteristica meravigliosa di potersi trasformare. Cioè l'energia gravitazionale si può benissimo trasformare in altre forme di energia, nel caso particolare in calore. Ora, cosa succede? In una struttura come giusto la galassia, sembrerebbe che l'equilibrio è definitivo, però la galassia è fatta di stelle, è fatta di materia. Come si può dire? Le nubi di gas, anche loro sembrerebbero in equilibrio, perché hanno una certa pressione interna, però gli urti, le miriadi di urti fra le miriadi di particelle che si picchiano dentro fra di loro trasformano una parte per forza di energia meccanica in energia termica. Cioè una particella che ha tanta energia meccanica che le basterebbe per tutta l'eternità picchia contro un sistema di particelle, cede la sua energia a tutte queste particelle che si scaldano, e nel complesso questa energia di queste particelle è meno pregiata di quella meccanica di partenza. Quindi non può ritrasformarsi, cioè non può andare indietro. L'energia trasformata in calore non può più tornare indietro. In questo modo, con piccoli urti successivi delle nubi di gas, eccetera, la galassia localmente trasforma la nube enorme di gas che ha formato la galassia, trasforma l'energia meccanica gravitazionale in calore. Cioè localmente ci sono dei posti in cui la roba contraendosi si scalda. Ma se si trasforma in calore, l'energia meccanica risulta minore. Quindi l'intoppo che rappresenta alla contrazione viene a mancare. Cioè una nube di gas si oppone alla contrazione, si oppone col movimento delle sue singole molecole. Però se queste molecole continuano a urtarsi e a disperdere uniformemente l'energia, queste molecole si scaldano, perdono l'energia meccanica trasformandola in calore e diminuisce la loro capacità di opporsi alla forza di gravità e la nube si contrae. Questo è quello che succede nelle nebulose oscure, di gas all'interno della galassia, eccetera. Se fossero così, potessero stare indisturbate, non gli succederebbe niente, qui ce ne sono diverse, con quelli di poco, eccetera. Non gli succederebbe niente. Però contraendosi, si scaldano. Scaldandosi possono emettere radiazione, emettere luce, reagire elettromagnetica, prima sotto forma di raggi infrarossi. Questa energia che emettono la perdono. Se la perdono, non ce l'hanno più a disposizione per contrastare la gravità. E la gravità, che è paziente, tranquilla e aspetta, vince. E queste nubi di gas, inizialmente fredde, si contraggono, diventano più piccole, si scaldano, scaldandosi emettono radiazione elettromagnetica, disperdono l'energia gravitazionale, disperdono l'energia di rotazione e non riescono più a contrastare la gravitazione che continua poco per volta attraverso stati di equilibrio successivi che sono perfettamente descritti dalla teoria del
prove che sono facilmente descrivibili matematicamente, le nebulose, prima estremamente fredde e dilatate, diventano sempre più calde e piccole. Anche in questo caso la gravità le porterebbe fino a contrarsi in quello che dovrebbe poi alla fine essere un buco nero, cioè dovrebbe contrarle fino in fondo. Però la gravità trova altri due ostacoli che sono quelli che, se vogliamo, hanno permesso a noi di essere qui oggi a chiacchierare. Senza questi ostacoli non sarebbe stato possibile che noi oggi fossimo qui. Cosa sono? Sono l'ostacolo della energia delle reazioni termonucleari che avvengono quando una nube che si contrae irraggia ma si scalda. E questo c'è un teorema che lo governo proprio, ci dice perfettamente che l'energia gravitazionale si trasforma in calore, una parte può essere irraggiata, metà può essere irraggiata, ma l'altra metà resta. Quindi la nube che si contrae irraggia calore ma non può raffreddarsi, perché metà del calore resta. E quindi diventa sempre più calda. L'energia gravitazionale, lo sproposito, una nube enorme che grossa miliardi di chilometri, quando si contrae sviluppa tantissimo calore, una parte lo irraggia, ma quella che resta scalda le zone centrali a milioni di gradi. La contrazione comunque continuerebbe irraggiando a disperdere calore e l'oggetto diventare sempre più piccolo. Ma a questo punto succede una cosa particolare. Le particelle elementari fra di loro si respingono, sono cariche positivamente, i nuclei sono carici positivamente e non si possono avvicinare, non riescono ad avvicinarsi perché a un certo punto la repulsione elettromagnetica è forte, troppo forte, più forte della gravità. Ma se la temperatura è abbastanza alta, la temperatura non è altro che la velocità con cui si muovono le singole particelle. Quindi, rappresentate, quelle particelle che sono nel nucleo, nel centro di questa nube che si contrae, viaggiano velocissime, viaggiano a velocità spropositata, e le particelle fra di loro si mutano miliardi di volte a velocità incredibile. Quindi si mutano miliardi di particelle che si mutano tanto fino a quando finalmente riescono a entrare una dentro l'altra, cioè a finire. Se vengono a contatto agisce un'altra forza, è un diverso, l'interazione forte, che è la più forte di tutti, è ancora più forte dell'elettromagnetica, che riesce a vincere la repulsione elettromagnetica e le particelle formano particelle più pesanti. Formano particelle più pesanti, ma nel farlo emettono una enorme quantità di energia. Cioè, succede al contrario del muro di mattoni. Cioè, un muro di mattoni, io metto un mattone, poi ci metto un calcio e un altro mattone. E il muro fatto pesa più dei due mattoni. Nella fisica atomica succede il contrario. Cioè, io metto un mattone, ci metto un po' di calcio, metto un altro mattone e i due mattoni assieme pesano meno dei due mattoni separatamente. Perché? Perché la calce che ci sta in mezzo è negativa, è un'energia negativa, il legame è negativo, quindi i due mattoni perdono un po' di energia rispetto ai due mattoni a quando erano separati. Questa piccolissima perdita di energia, nel caso del Sole è 7 per 1000, certo, non è molto, entra nella famosa formula, quella che ormai la usano tutti, anche quando si parla di ipotesi elementari, intanto che internet parla questa formula, non nomina, anche se si parla di protesi dentale. Questa energia qua, questa piccolissima massa, si trasforma in energia e abbiamo una nuova fonte di energia, cioè che si somma
all'energia gravitazionale. Il collasso avviene, ma a un certo punto dentro c'è una nuova fonte di energia e lo arresta. Cioè quella, l'energia emessa viene compensata da quella generata al centro e la contrazione si arresta. Ora qui ci faccio una piccola digressione per chi è interessato, un pochino più. Abbiamo un intoppo, si chiama intoppo di interazione debole, che è forse il più prezioso di tutti. Cioè un protone più un altro protone sono carichi positivamente e positivamente. Si scontrano, ma non possono stare assieme. Perché la forza forza forte per un dare brutto si dice interazione forte, ma la stessa cosa. L'interazione forte che li tiene assieme non è sufficiente a vincere la repulsione elettromagnetica. Cioè esiste, è ben conosciuto, uno stato di due protoni assieme, protone e protone, che sarebbe elio 2, se vogliamo andare a vedere. Esiste. Però gli manca qualcosa per essere legato. Gli manca, diciamo, che l'energia che possiede è il 95% di quella che gli servirebbe per stare legato. Non ce la fa. L'energia, la repulsione è superiore e quindi a questa situazione mancano 500 km, mezzo di km, per essere legato e questa, i due protoni si dissono in equilibrio, non possono stare assieme. Bisogna che, mentre i due protoni si pigliano dentro, uno dei due abbia tanta energia da avere una massa complessiva, per esempio la massa, una massa complessiva così forte da permettergli di trasformarsi in un neutrone. Cioè, mentre si scontrano, quelli che li tengono assieme è l'interazione forte, non ce la fa. Per interazione debole, cioè un'altra forza nucleare, uno dei due si trasforma in un neutrone, il protone diventa un neutrone, o emissione di antineutrino, eccetera. Questa interazione debole permette, una volta formato a protone e neutrone, di stare assieme. E si è formato il cosiddetto deuterio, che è l'idrogeno pesante, presente nell'acqua pesante, presente da tutte le parti. Ora, l'interazione debole agisce più lentamente dell'interazione forte. Non un po' più lentamente, agisce. Agisce più leggermente, più lentamente, con un tempo più lentamente di 10 alla 18. 10 alla 18 vuol dire un atomo di ferro. Cioè l'interazione debole, che è quella che permette questa reazione, agisce un miliardo di volte più lentamente di quella che permetterebbe di stare assieme i due protoni se fosse sufficiente. Non lo è. Quindi il deuterio si forma all'interno delle stelle, si forma con una lentezza a dir poco esasperante. Un protone può sbattere contro altri protoni per un tempo medio di 10 miliardi di anni, sbattendo miliardi di volte al secondo, può sbattere contro altri protoni per 10 miliardi di anni senza che succeda niente. Poi, statisticamente, una volta ogni 10 miliardi di anni, il protone, scontrandosi con un altro protone, forma per te. Questo
rende del tutto fuori luogo i discorsi sul sole come se fosse una bombacca frenata. È una enorme bombacca. Cioè il sole fa energia, ma la fa a un ritmo che è umiliante. Noi non conosciamo nessun'altra fonte di energia così debole come il sole. Il sole fa tanta energia perché è grosso. Però se noi prendiamo 100 kg di sole, alla temperatura di milioni di gradi interno, la pressione di 90 miliardi di atmosfere, chissà quanta energia fa. 100 kg di materia solare a 18 milioni, 16 milioni di gradi, 90 miliardi di atmosfere. Chissà quanta energia esce da lì. Da lì escono circa due volte. Ce n'è sufficiente per cominciare da morto. Forse neanche. Ma allora perché il sole fa tutta questa energia? Perché è grosso. Perché di 100 kg di sole ce ne sono un numero che è 10 alla 29, 28. C'è un miliardo di anni. È la faccenda del contagocce. Il sole fa energia con un contagocce ridicolo. Ma se noi prendiamo 500 miliardi di persone e le mettiamo in fila col contagocce, viene il rito delle mazze. Ed è quello che succede al sole. Il sole fa il sole, fa tanta materia perché è grosso, non perché la fa violentemente. Poi dice, ma allora tutto perché? Però, scusate, se è poco, la fa per 10 miliardi di anni. Cioè non è una grande produzione di energia, ma dura per 10 miliardi di anni. Ed è quello che ci permette di stare qui. La Terra esiste da 5 miliardi di anni. Quindi vuol dire che il Sole è stato fermo in equilibrio, emettendo tanto calore quanto ne generava, per il tempo sufficiente per darci, per dare tempo alla Terra di formarsi, eccetera, 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 e di durare così tanto. Quindi finché c'è idrogeno, il Sole brilla e l'energia che produce riesce a bilanciare esattamente la compressione della forza di gravità e quindi la ferma e il fatto che la fermi con l'interazione debole fa sì che la possa fermare per 10 miliardi di anni. La fermerebbe anche se l'interazione debole non ci fosse e agisse l'interazione forte, però in un miliardo di anni dal massimo dell'universo sarebbe già finito tutto per aver esaurito le invece questo ostacolo che tiene fermo la forza di gravità per 10 miliardi di anni permette l'esistenza di pianeti eccetera. Però l'idrogeno non è terra. E a un certo punto quando finisce manca la fonte di energia interna che bilancia forza di gravità e la forza di gravità paziente, aspetta, riprende il sopravvento. Cioè quando l'energia sviluppata dentro il sole finisce di bilanciare e tenere ferma la forza di gravità, bene, è finito e ricomincia a contrarre e la contrazione ricomincia. Diciamo una cosa, a noi la materia sembra incomprimibile. La Terra ha esaurito, non ha esaurito, ma se anche esaurisse quanto esaurirà non cambia niente, Marte ha esaurito il suo calore interno. Però la Terra non si contrae più. Cioè la Terra potrà diventare fredda a 270 gradi sotto zero, ma non si contrae. Però la Terra è più piccola di così non diventa. Perché? Perché la materia normalmente è incomprimibile. Che cos'è che tiene ferma la materia? È la incompressibilità propria della materia che è data dal principio di interazione di Heisenberg. Cioè la materia, gli atomi